Allora, Moruzzi, partiamo dal recupero della partita con la Pianese. Calcio d'angolo, batti tu, poi. Calcio d'angolo, l'ho battuto, abbiamo avuto fortuna anche, diciamo, sulla situazione che si è creata, ma io penso che più che fortuna è che ci abbiamo creduto fino all'ultimo e è andata bene. Ti piace questo ruolo, nel senso in coppia con Crialese, se serve più equilibrio c'è Carlo, se serve più fase di spinta ci sei tu? Io mi faccio trovare pronto quando il mister ha bisogno. Carletto è un grandissimo giocatore, c'ha una grandissima esperienza e rispetto a tutte le scelte che vengono fatte. Tu, chiaramente, il secondo anno che sei qui a Pescara, mi sai dire qualche similitudine, qualche differenza sostanziale tra quel Pescara che aveva tante lacune, soprattutto mentali, e questo Pescara di Baldini che invece va bene? Ma io penso che non saprei dire differenze. Penso che ogni mister ha il suo modo di vedere calcio e di esprimere il calcio. Noi stiamo seguendo quello che il mister Baldini vuole e cerchiamo di riportarlo in campo, e allenandoci al massimo negli allenamenti per riportare le situazioni in campo. L'anno scorso con il Perugia non finì bene perché ci fu l'episodio del rigore sbagliato da Edoardo, soprattutto in pieno recupero l'autogol di Davide di Pasquale. Lunedì che partita ti aspetti? Ma innanzitutto la partita dell'anno scorso, quelli sono episodi che possono succedere. E lunedì mi aspetto che facciamo una buona partita perché ci stiamo allenando bene in settimana, ci alleneremo bene per prepararla al meglio e daremo il massimo come ogni partita. Il sogno di Brando Moruzzi per questa stagione e per il suo futuro, visto che sei giovanissimo? Ah, il sogno di questa stagione è l'obiettivo della squadra di fare il meglio possibile e ovviamente il mio sogno è arrivare in alto, giocare in Serie A. Con la maglia della Juve o quella che era una parentesi Vabbè, chiusa? anche, vabbè. Tifo Juve, quindi mi piacerebbe, dai.